tracciato che alterna rettilinei, dove le nuove power unit riescono a produrre elevate velocità, a staccate impegnative, dove i pneumatici sopportano un'accelerazione longitudinale di quasi 5G. Diversi i tratti da trazione, dove le coperture posteriori devono gestire alti livelli di motricità e in alcuni casi anche di pattinamento, che sollecitano la parte superficiale della mescola. Circuito stop and go da massimo coefficiente di carico. Il compromesso aerodinamico spostato su livelli elevati consente di massimizzare il grip della monoposto in staccata, curva e accelerazione, condizione che riduce i pattinamenti eccessivi e dunque fenomeni di consumo del battistrada e deterioramento termico. Temperature mediamente basse, curve lente e brevi sono caratteristiche che rendono difficile il mantenimento del range termico ottimale della mescola. Condizione fondamentale per ricavare massima aderenza su un asfalto caratterizzato da una granulometria non particolarmente impegnativa.